maglietta presa, iniziate a provare a indovinare chi sarà il giocatore appunto che ho fatto mettere qui sulla maglietta. Buongiorno ragazzuoli, Milano, vabbè, uomo. In tantissimi ultimamente mi state chiedendo quando torneranno le 24 ore da tifoso, ragazzi. Sto organizzando la cosa con le partite giuste fatte per bene, però oggi c'è una grande partita, perché a Milano si giocherà Inter-Bayern Monaco e non potevo che non portarmi un ospite d'eccezione. Ciao Enrico. Ciao ragazzi. Stasera gioca la grande squadra di Milano, la più grande? No, ho giocato ieri sera, se non mi sbaglio. Ah, ok. Vabbè, comunque Inter-Bayern Enrico a San Siro. Tu sei stato a San Siro domenica, sabato? Grande partita, grande prestazione dei nerazzurri? No, al contrario. Ah, ok, scusa. Vabbè, proprio per questo questa sera si dovranno rifare, ragazzuoli, Champions League. Bayern Monaco, una squadra sulla carta più forte del Milan. Quindi in teoria, per come è andata sabato, potrebbe andare ancora peggio, però questa sera vediamo, perché la Champions è un'altra cosa. Lo sappiamo tutti quanti molto bene. Come sempre, grande rito. Harry, secondo te stasera l'Inter vince? Sarà Inter soprattutto? Io ti farò il bel calcio questa sera. Ah, ok, come mai sempre, insomma. Vabbè, stasera vedremo, ragazzuoli, però prima cosa, come sempre, nuova stagione, nuova divisa, quindi andiamo a comprare la maglietta dell'Inter. Andiamo, Harry. Hai portato la mascherina? Perché la mascherina? Io sto fuori, ti aspetto fuori. Dai raga, vabbè, andiamo a prenderla. Ci siamo ragazzi, siamo arrivati Inter Store. Enrico è troppo eccitato per... No, di là, di là. Distanza di sicurezza. Vai, 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 di là Enrico. L'ultima volta che sono venuto qui, ragazzi, ha parlato bene Inter Roma, ve lo ricorderete. Vediamo se questa volta andrà meglio. Quindi il momento fatidico. Barella, Barella, Mkhitaryan, la 22. Beh, Barella devo dire che è molto amato. Dumfries, Harry, meglio di Teo? Era messo a cuccia a sabato. Il grande Brozovic, il grande Romelu. La 10 di Lautaro. Camerino dello store dell'Inter, ragazzi. Beh, i grandi campioni. Ma adesso proviamo la maglia. E quindi ragazzi, questo è il risultato finale, questa è una L, secondo me ci sta, vabbè adesso è senza nome ma perché devo prendere ancora la maglietta che voglio, era solo per provarla, così almeno questa è un pochino più larga, sono un po' più largo e niente ragazzi, adesso sceglierò il nome, mi raccomando commentate qua sotto secondo voi di chi sarà la maglia perché ve la farò vedere poi allo stadio. E quindi ragazzi, uscito, maglietta presa, iniziate a provare a indovinare chi sarà il giocatore appunto che ho fatto mettere qui sulla maglietta. Il pronostico per stasera? Pronostico per questa sera? Reale, sincero. Dico due. Non dici risultato? Ok. Vabbè ragazzi, vedremo. E voilà ragazzuoli, ci siamo, San Siro. Qua i tedeschi stanno andando dall'altra parte all'ingresso ospiti. La grande partita, la grande serata. Mollato Harry ragazzi, non so perché non è voluto venire con me, però arriva un altro ospite. Ragazzi ci siamo, sto entrando allo stadio. Il mio ospite deve ancora arrivare perché l'autostrada è piena, quindi lo aspetteremo dentro. Grande ospite, grande papà. E ragazzuoli, eccoci qua. Porca miseria, ma sono praticamente in campo. Cioè, che spettacolo. Vabbè, San Siro è ancora vuoto come state vedendo ragazzuoli. Però sono veramente, cioè, sono in campo ragazzi. Veramente incredibile qua. Sono dei passi, veramente, veramente, veramente spaziale. Ragazzi, da qui c'è una visuale veramente, veramente pazzesca. Però manca una cosa che dobbiamo subito sistemare, ovvero la maglietta. Ed ecco qua ragazzi, subito risolto il problema. Non vi faccio ancora vedere di chi è il nome del giocatore, che immagino abbiate già cercato di indovinare questo con i commenti. Aspettiamo un po', perché se questo giocatore segna, ve la faccio vedere. E quindi ragazzi, eccolo qua l'ospite di stasera, papà. Amo, carapo. Come te la senti, papà? Come te la senti? Ah, devo dire, la prima volta per me in Champions League qua. Okay. È la prima volta che vedo una partita di Champions League e quindi già sono teso da stamattina quando mi sono svegliato. Speriamo, speriamo, dai. Speriamo, finalmente l'Inter si deve rifare da sabato. Sì, no, ero qua, ma... Però non ci dobbiamo pensare, papà. Un altro partito. Otro partito. Avanti. Ragazzi non sanno il giocatore che ho sulle spalle. Però gli ho detto che se fa gol lo vedranno, quindi... Speriamo bene, papà. Bravo, entrato il Bayern Monaco, ragazzi, portieri, Neuer che saluta. Eccolo là, questo per il riscaldamento. Hanno anche montato la coreografia loro. E anche l'Inter entra a scaldarsi, ragazzi. Lautaro là davanti. Ecco il Bayern Monaco, ragazzi, sono entrati anche loro. Che applaudono ovviamente la curva loro, però super fischiati. Papà, papà, come la senti? Sì, dell'Inter, ragazzuoli. Olè, che stasera gioca... Lautaro, papà! Dov'è Lautaro? Eccolo lì, eccolo, sta per calciare! Eccolo lì! Lautaro Martinez! Olè!
Coman. Sadio Mané. Ma quanta hai paura di Sadio Mané da 1 a 10? Ecco la presentazione dell'Inter. Ecco le squadre che fanno il loro ingresso. Un grande inno adesso arriva. Ragazzi, coreografia del Bayern Monaco con i colori bianchi e rossi. La partita sta per incominciare. Pronto Sadio Mané, ragazzi, alla battuta, fischio d'inizio e si comincia. Let's go! La partita è iniziata, guardate qua ragazzuoli che roba. Tanto ragazzi, appena segnato il Napoli, con il secondo. Bravi! 2-0 Napoli intanto ragazzi, mamma mia! Ragazzi, Simeone, fine primo tempo ragazzi, l'Inter un po' lenta, che non parte, menti anche fisicamente, peggio ancora del derby, blackout, dopo il derby blackout, comunque adesso quattro chiacchiere con Mister Inzaghi magari cambia qualcosa, deve cambiare qualcosa, entra il tucu. Speriamo! Forza tutti! Bravo, partiti ragazzi! 0-1 qua! Partita, partita, vamo! Huevo! Clamoroso ragazzi! 4-0! Incredibile!
vedete ragazzi che fa quattro cambi, Vedrai Correa, Marco, Damian che entrano, vediamo un po' se sarà la scossa giusta per cambiare questo risultato. Correa che lentezza, per fare il passaggio Correa che lentezza, erano due volontari da solo centrale e non gliela dato. Mamma mia ragazzi. Sono stati sconfitti, questo fa male, perché si dite che sia importante dopo aver messo il derby, che una forza di carattere ci stava, il carattere ci stava tutta Italia, ma niente, neanche quello, cioè praticamente sono entrati in campo come a dire prendiamo il meno possibile, prendiamo il meno possibile, e sono entrati sotto una terra. A un certo punto sembrava che fosse l'Inter che stesse vestendo la partita, però... Quando li mette quando eravamo 1-0 poteva mettere qualcuno per poter pareggiare e ricordare niente. Aspetta, spegni, ti fanno 2-0 e dopo 10 minuti che ti hanno scatta. Dai ragazzi, ci rifaremo alla prossima. Bisogna per forza, prossima Barcellona. Comunque dai, tempo di fare i punti ci sono, mi raccomando lasciate un bel mi piace, seguite. A questo video per altri video così esatto, sempre papà, sempre, ciao ragazzi.